Benvenuti a parte 3 del io costruisco una casa sull'albero. Proprio non vuole cadere, eh? E lo farò cadere comunque io. Ok. Andiamo nel mio arsenale. Acchiappiamo il cutter. E iniziamo a tagliarlo. Aspettate, che dobbiamo andare un attimo. C'ho gli occhiali un po' appannati e non vedo bene. C'ho gli occhiali appannati e non vedo molto bene con gli occhiali appannati. Cioè, sono tutti pieni di umido dentro. Guardate, è tutto condensa dentro. Comunque se ci vede così. Vedete tutte quelle ondine che si creano? Quello è il vapore del mio carbone, del mio alito, di tutto. Ops, siete caduti. Vi ho raccolto. Ma c'è tipo un capello, perché? Vabbè, chi se frega. Non sono problemi nostri. Dovrei portarmi più un fazzoletto per pulire il tutto. Sono tutti e quattro aperti? Sì, quasi tutti e quattro. Scusate se vi rompo un po' le scatoline. Ah, ecco perché eravate storti. Scusate ragazzi, l'abitudine dei video storti. Qua, a posto. A posto. Ok. Rimettiamoci bene la mascherina. Comunque ragazzi, la situation è ottima. Si è messi bene come rottura del coso. Ora questi
non li usiamo per un attimo, perché sennò poi mi rovino io. I guanti sì, li usiamo sempre. E un attimo, il cappuccio anche. Però la mascherina no. I guanti sempre li usiamo. Quelli ovvio che li usiamo sempre, perché l'assicurazione non è mai troppa. Anche per quei, non solo per le zanzare li ho messi anche per questioni schegge e cose varie che possono venire, scheggette, cosine. Ciao. Devo fare un lavoro io. Che dov'è? Qual è? Che sì, ci sono dei signori. Quindi niente, ci abbiamo. Quindi praticamente dobbiamo fare sto lavoro qua. Un po' una rottura di scatole, però. Per fare sta cosa bisogna. Quindi ragazzi, andiamo nel giardinetto. Le zanzare non ci hanno ancora punto, fortunatamente. Forse adesso rischio punture alto. Non di api vespe, no, non ce ne sono. Perché so, me ne sei già accorto. Comunque, è un po' faticoso salire ogni volta. Là c'è il martello. Opla! Vi rimetto a posto. Meno male che. E già iniziano le zanzare a rompere le palle. Iniziano a rompere le palle le zanzare. Bisognerebbe togliere anche usare un elmetto, però non c'è. Scavichiamo un po' l'albero, martellazzo lo mettiamo un attimo qua, ok? Usiamo un po' di cutter. Aspetta, iniziamo a sudarmi le mani, togliamoli, protezione le togliamo adesso, che mi inizia a sudare un po' la mano, e anche perché devo usare il cutter per le mani, senza guanti, senza cose. Ci abbiamo anche la musica. Quindi ragazzi, siamo un po'. Questa musica è un po' inquietante. Aspetta, sì, è inquietantissima. Le zanzare non sono stupide, e invece sì che lo sono. Questa canzone ti sembra come sì. Tipo in un giardinetto. Ti immagini stare qua di notte? Vi immaginate, raga? Raga, vi immaginate stare di notte? Cioè, io mi sarei un attimo preso un. Non sarei proprio tranquillissimo, eh. Quindi, raga, c'ho un po' d'ansietta, sai. Quell'ansietta lì, come per dire. Qua di notte secondo me è una zona losca. Perché là ci sono un pacchetto di sigarette. Ci sono cose un po' strane qua. Però vabbè, sono armato, cioè ho un cutter, ho un coltello. Ho un coltello di legno, un cutter. Sono bello che armato, martello, cutter, tenaglia per staccare la testa a qualcuno. Tiriamo giù. Non so perché le zanzare non mi tengono più.
un po'. Comunque questo ramo è enorme, quindi è fatto così. Tanto nel caso mi vado me. Raga, è faticoso, eh. Niente, non lo teniamo. Iniziano ad assaltarmi. Hanno capito che non ho più le protezioni, andiamocene. Comunque ragazzi, un po'. Minchia, mi sono preso un infarto. Un po' d'ansietta quella lì, ti sale, eh. Ah, ecco da dove prendere. Dalla casa. Chiavi di casa ce le abbiamo. Adesso andiamo un attimo in casa. Cos'è entrato? Non vorrei neanche saperlo. Sinceramente. Quindi ragazzi, questa era la parte 3. No, è la parte 2, ragazzi, scusate. Niente, è davvero faticoso, anzi no, andiamo con l'ascensore e andiamo a piedi. Faticoso, eh. Ah, numero 1, non solo il tutto, ma anche il mettersi lì tutto il tempo e sfasciare l'albero. Tirare giù un ramo è una cosa impressionante. Quindi abbiamo un bel po' di problemi. Comunque ragazzi, stiamo andando bene, i lavori vanno avanti e dobbiamo iniziare un attimo prima a pulire il terreno, poi dobbiamo vedere un attimo le viti. Sì, dobbiamo usare delle viti per poi fissare anche i bancali per fare la casetta. Oddio. E niente, insomma, questa è la situa. Potrebbe essere anche delle migliori. Sono un po' stanco. Adesso mi rilasso un attimo, poi oggi torniamo giù. Poi torniamo giù. Sta cosa mi rende davvero felice. Quanti piani mancano? Dovrebbe essere l'ultimo, sì. È l'ultimo piano. Quindi ragazzi, la musichetta di prima era un po' inquietante. Spero che il video vi sia piaciuto, lasciate like, iscrivetevi e ci vediamo alla parte 4, ciao!